Ieri sera, come ogni anno, si è svolta la cerimonia del Pallone d'Oro. E come sappiamo tutti, il vincere l'ennesima edizione del Pallone d'Oro 2023 è stato Lionel Messi, con l'ottavo Pallone d'Oro di Messi. Si conclude l'era di Lionel Messi, perché ormai ragazzi non vedremo più Messi nelle classifiche del Pallone d'Oro. Ormai è la fine, come non c'era un altro. Questo per Messi è stato l'ultimo Pallone d'Oro. Lo scorso Pallone d'Oro risale all'edizione del 2021, in cui a sorpresa vinse il Pallone d'Oro, lo vinse Messi, quando il Pallone d'Oro, se a mio riguardo, spettava a Lewandowski, quell'anno in cui militava nel Bayern Monaco, il triplete fatto dal Bayern. E alla fine, a sorpresa, la scelta ricadde su Messi. Allora, io posso dire che sono molto contento. Ho assistito all'assegnazione di Messi del suo ultimo Pallone d'Oro, un giocatore che io lo ritengo uno dei miei preferiti e che io gli voglio molto bene. Uno dei miei preferiti è sicuramente il GOAT, Lionel Messi. E ieri sera abbiamo visto l'assegnazione dell'ultimo Pallone d'Oro. E del pensiero che su Diego Armando Maradona, che veramente ha commosso tutti gli appassionati. Lo ha meritato a mio riguardo per il grandissimo mondiale, per essere stato il leader dell'Argentina durante il mondiale in Qatar. Noi l'abbiamo seguito quando il campionato ovviamente si è fermato. È stato il leader, trascinatore, che a soli 36 anni corona il sogno della sua carriera, vincere il mondiale. Questa è stata una delle perle più importanti della vita di Lionel Messi. Un pallone d'oro che ha meritato, ma anche un po' meritava la seconda posizione, scusate, meritato anche Erling Haaland, che secondo il mio riguardo, ragazzi, il pallone d'oro, cioè non arrivare con il pallone d'oro per Erling Haaland lo meritava, ma questi si sapeva che sono andati a calcolare anche il mondiale e hanno dato più importanza al mondiale, quindi si sapeva già che Messi sarebbe stato il pallone d'oro. All'inizio io pensavo che fosse Haaland per il triplete vinto con il City di Pep Guardiola. E ragazzi, se a mio riguardo, se non ha vinto quest'anno, chissà quando lo vincerà. Abituiamoci più che Messi non sarà più, vincerà nessun pallone d'oro, perché ormai finire l'era di Messi e Ronaldo sta per giungere al termine. Ci saranno altri giocatori che cercheranno di lottare e di a loro volta di vincere il pallone d'oro, tipo Jude Bellingham, che ha vinto anche il premio di miglior giovane, che a mio riguardo l'ha meritato, perché la scorsa stagione, quando militava nel Dortmund, è stato uno dei giocatori che si è fatto notare al palcoscenico europeo. Con Real Madrid, ragazzi, sta a fare una bellissima stagione, e a mio riguardo lo candiderei al prossimo Pallone d'Oro, che per proprio la stagione che sta facendo. Dipende tutto dalla Champions, da tutto, ragazzi. Poi è stato dato anche segnato il Pallone d'Oro femminile da Inebo Bonou, scusate per la pronuncia, ma non so, conosco bene, magari non seguo molto bene il calcio femminile. Bonou vinse il Pallone d'Oro femminile, la giocatrice del Barcellona. L'anno scorso è stata Alex Putellas a vincere il Pallone d'Oro. Questo si vede un ottimo lavoro, il settore del Barça, sia a livello giovanile che a livello femminile. Sono due settori veramente importanti, quelli del Barcellona, soprattutto la loro accademia, che è tra le migliori al mondo. È un grandissimo riconoscimento ha avuto la calciatrice. Va bene, io non seguo, ho poche parole da esprimere, perché il calcio non seguo molto. E poi hanno dato un premio molto speciale a Vinicius Junior, proprio per la sua inaugurazione alla sua nuova accademia, dove parla proprio il premio proprio parla del fatto di ricordare sicuramente dei cori razzisti contro di lui, che lui non l'ha presa molto bene, e è successo quello che è successo. E niente,
infine ragazzi, infine ragazzi, ovviamente mi hanno assegnato un premio molto prestigioso. E poi come a Erling Haaland invece è spettato il premio di miglior giocatore della scorsa stagione, il triplete con il City è stato importantissimo e grandissimo premio per il calciatore norvegese. Miglior squadra dell'anno è stato il City, grandissima stagione che ha fatto il City tra un campionato super che all'inizio si vedeva favorita l'Arsenal, ma il City di Pep Guardiola l'anno scorso ha superato ogni aspettativa, la Coppa, di Coppa inglesi e infine la Champions, un super triplete che quasi non dimenticherà nessuno. E poi, ragazzi, niente. Questa è stata una bellissima cerimonia del Pallone d'Oro, un sacco di superstar sono venute a vedere la cerimonia. Due calciatori del nostro Napoli sono con la mascherina, arrivati al 17°, bellissime le foto con la sua compagna Nika in red carpet. E poi, ragazzi, per la prima volta un giocatore del Napoli supera la classifica del Pallone d'Oro, Victor Osimhen, arriva ottavo, proprio lo scudetto e la classifica Lamborghini. Il pallone hanno deciso di metterlo all'ottavo posto. Invece settimo se non sbaglio sarà più che giusto il resto della classifica. E terzo posto ragazzi, Mbappé, secondo Haaland, giusto, e infine questa ragazzi. Voi cosa ne pensate della vittoria di Messi e Pallone d'Oro? Una vittoria secondo me ragazzi più che giusta e che ragazzi non rivedremo più Messi, quindi questa è stata la sua ultima presenza a Parigi. Il Pallone d'Oro ragazzi è sempre, ci rimane sempre, sempre di sorpresa, cioè, vedremo chi sarà a vincerlo l'anno prossimo. Sono molto curioso, dobbiamo solamente assistere alla stagione che è cominciata, siamo solo all'inizio. E voi cosa ne pensate? Quindi adesso è tutto, noi ci vediamo al solito.